Ricci, Gabriel Garco, Alessandro Cattelan e l'ironia sui ritocchini, che non si dica che non sia una persona ironica. Nella puntata di E poi c'è Cattelan andata in onda il 26 febbraio, Alessandro Cattelan ha ospitato in studio Gabriel Garco, che si è reso protagonista di una simpatica scenetta e ha poi scherzato col conduttore sul tema più amato dai suoi hater, i suoi presunti ritocchini. Nella scena iniziale, Cattelan va infatti a trovare Gabriel in camerino per parlare dell'intervista da fare nel corso del Late Show. Parlando di social hater, Garco fa notare ad Alessandro che tanti lo insultano proprio per l'uso della chirurgia. «Mi dicono che c'è più plastica sul mio viso che nel Mediterraneo», sentenzia l'attore, comodamente seduto su una sedia e intento a farsi una lampada. Lo sketch termina tuttavia con il viso di Gabriel completamente sciolto dal calore delle lampade abbronzanti, mentre un perplesso Cattelan si allontana dal camerino chiamando a raccolta gli scenografi. Gerry Scotti porta Chi vuole essere milionario ai PCC, guarda il video, la conversazione è poi continuata in studio. Garco ha negato di essere mai ricorso alla chirurgia estetica, ma ha ironizzato, non compro l'iPhone X per questo motivo, ho paura che non mi funzioni il riconoscimento facciale. Ospite della puntata anche Annalisa, mentor martedì il salato di Cristiana Capotondi è l'ospite di mercoledì quando in studio arriverà, di ritorno dalle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, anche la nazionale maschile di curling, dopo il grande successo della puntata in cui Alessandro Cattelan e Marco Villa hanno giocato a reclutare i membri della squadra. Ospiti giovedì, invece, Carlo Lucarelli e il duo composto da Benji. Venerdì sera andrà in onda un best of che racchiude tutti i momenti più esilaranti delle puntate in onda da lunedì a giovedì. Guarda la foto.